parleremo dell'Amleto di Shakespeare con riferimento a tre aspetti, tutti riconducibili alla cultura del Novecento, politica, letteraria e musicale. La cultura politica è rappresentata da Antonio Gramsci e dalla sua teoria dell'intellettuale organico. Traspare l'idea che i panni vestiti da Amleto fossero per l'appunto quelli dell'intellettuale gramsciano. La dimensione letteraria la troviamo discutendo di un saggio di Tolstoi che nel 1906, in un centinaio di pagine del tutto ignote ai lettori italiani, formulava una inaudita stroncatura del corpus shakespeariano e dell'Amleto. Infine la musica, che ad Amleto dedica non solo marce funebri, ma ad esempio ben 20 opere liriche, tutte ispirate al principe di Danimarca, il quale, dopo la lunga fase romantica e tardo-romantica, irrompe nel cuore del Novecento, tanto per dire, in alcune suite di Dmitri Shostakovich. Un percorso, insomma, interdisciplinare, inteso a fornire una nuova interpretazione dell'Amleto e un contributo, spero, valido allo studio del Novecento.